Voglio aprirvi le porte di questa storia attraverso i protagonisti che mi hanno preceduto per raccontarvi e sottolineare soprattutto il valore dell'Assemblea legislativa. Il potere, io sono sempre stato convinto che non ha una stanza, un ufficio particolare. Il potere è una cosa che è diffusa in una società articolata come la nostra, parte dal basso e arriva in alto. Gli anni in cui ho avuto il privilegio di essere il presidente del Consiglio regionale sono stati tutti quanti nel complesso anni intensi. Parteciparono alla prima seduta, dicevo, del Consiglio regionale condividendo l'orgoglio della rappresentanza della zona in Consiglio regionale. Martucci è stato una delle persone con cui ho collaborato di più e da cui ho avuto molto da imparare. Certamente per me, che ero alla prima legislatura, è stata una grande emozione essere eletto alla presidenza dell'Assemblea. In queste foto ricordo la presenza di Bertinotti che venne per l'inaugurazione della nuova sala consigliare. Il ricordo più bello, anche se non è il più importante, la visita al Consiglio regionale del Dalai Lama nel 1994. C'erano moti popolari abbastanza, violenti. Pochi giorni dopo il terremoto, l'ufficio di presidenza all'aperto nel giardino antistante l'emiciclo. Quando passavo in questi anni e lo vedevo chiuso, mi si stringeva un po' il cuore. Entrando e vivendo l'aula si vive un po' tutta quell'esperienza, perciò non si può essere insensibili a stare qui e a raccontarci queste cose. Dall'Aquila Bruno Vespa. Da ieri gli arrestati sono complessivamente 46, i feriti 94, di cui 76 tra le forze dell'ordine. Ricordo che la notte che abbiamo approvato lo statuto, io sono uscito dalla porticina posteriore della prefettura e mi sono fatto accompagnare dalla polizia fino a città fuori dell'Aquila, dove mi aspettava la mia macchina, perché c'erano moti popolari abbastanza violenti. L'Aquila e Pescara furono scosse dai disordini molto gravi, colpa dell'articolo 2 dello statuto che prevedeva la soluzione politica per il problema del capoluogo. Questa fotografia mi ricorda la sera in cui al castello dell'Aquila celebrammo lo statuto regionale approvato nella sede della prefettura dell'Aquila allora, quando erano esplosi già i moti di piazza della rivolta aquilana. Nel pomeriggio il capo della polizia Vicari ha incontrato i giornalisti. Vicari è stato inviato all'Aquila dal ministro Restivo, che ieri sera aveva collocato a disposizione con effetto immediato il questore Introne. Sono all'Aquila, ha spiegato Vicari ai giornalisti, per ristabilire con responsabilità e fermezza l'ordine violato. Vicari si è detto convinto che l'attacco alle sedi dei partiti è opera di un movimento eversivo e antidemocratico. Ma l'Aquila, ha aggiunto, è una città molto civile e sono convinto che il buon senso prevarrà, perché la grandissima parte della cittadinanza ha dato prova di responsabilità. L'approvazione dello statuto regionale, del nuovo statuto regionale, che fu approvato all'inizio di gennaio del 94, di riforma dello statuto del 1971, che fu il primo statuto regionale all'epoca della istituzione delle regioni. E intervennero la presidente della commissione affari costituzionali della Camera, Nilde Iotti, che intervenne alla seduta solenne unitamente al professor Livio Paladin, all'epoca ministro per le politiche comunitarie e per le riforme istituzionali. Si dice che ci sia uno statuto assembleare nella nostra regione. Lei è d'accordo con questo tipo di statuto?
Per la verità io in molte sedi anche pubbliche e politiche ho contestato alcune norme di questo statuto che mi fanno pensare al differenziale di alcune macchine prestigiose che si chiama autobloccante, perché ha dei meccanismi che impediscono che funzioni bene questa regione. Dovremmo, credo, fare una riflessione tutti sulla necessità di adeguarlo ai tempi che corrono. Un evento importante per il Consiglio regionale fu l'approvazione dello statuto, che di fatto ha modificato un po' la struttura del Consiglio regionale, ha riorganizzato un po' il Consiglio regionale. La Regione Abruzzo ha camminato in questi 10 anni, ma che cosa occorre per dare il colpo d'ala? Per dare il colpo d'ala non solo alla Regione Abruzzo, al regionalismo in Italia, bisogna aggiornare il regionalismo. Dobbiamo andare al regionalismo degli anni 80, non quello che hanno voluto i costituenti, ma quello che vuole la società oggi. Programmare significa accontentare e scontentare, e quindi il politico che vive di consensi deve essere capace di attraversare dei momenti di impopolarità per poi andare probabilmente a risultati maggiori, ma là ci vuole il coraggio del salto lungo e non di quello breve. Ci sono state leggi di grande impatto, per esempio la riforma, la legge quadro sulle aree protette. Noi abbiamo dato impulso in Abruzzo, una grande idea molto innovativa, quella della regione Abruzzo, regione dei parchi, la regione verde d'Europa. La nostra regione in questo momento è particolarmente attenta a questa problematica ambientalista, non per tutelare semplicemente una risorsa naturale fine a se stessa, ma perché noi intendiamo, attraverso la sua valorizzazione economica, fornire alle nostre popolazioni una ulteriore occasione di sviluppo. Le prime edizioni del premio Silone, che era fino a quel momento rimasta solo una previsione legislativa, edizioni che sono state accompagnate da convegni che hanno rappresentato approfondimenti veri, quanto mai autorevoli, delle tematiche siloniane. Io credo che quando si parla di sviluppo di una regione, di una realtà, non si può non parlare anche dell'aspetto culturale e sociale. Non c'è solo una crescita economica, sarebbe soltanto una crescita. Lo sviluppo io lo intendo in termini un pochettino più complessi. Avemmo alcuni anni di una intensa attività legislativa, fu anche oggetto di critica, qualche volta anzi, spesso strumentale, perché si diceva fate troppe leggi, a che servono? In realtà si modificò sostanzialmente alla radice un sistema legislativo regionale che non era più adeguato alla nuova fase che stava vivendo l'Abruzzo, e guardavamo anche con una certa attenzione al futuro. Noi come Consiglio in quel periodo, ecco, decidemmo di mettere un argine, cioè di ridare dignità alla produzione legislativa, varando quelle leggi che avessero appunto la portata di norme legislative propriamente dette. Tra i ricordi personali, certamente la visita alla sede del Consiglio regionale all'Aquila del presidente Pertini, ma soprattutto l'occasione che ebbi di invitarlo a visitare l'Abruzzo. Formalmente ho detto: presidente, sono venuto a invitarla. E allora lui mi interrompe e mi fa: ma tu non sei un compagno? Cioè praticamente voleva che io lo chiamassi compagno. La visita del Dalai Lama al Consiglio regionale, non all'Aquila, alla città, ma al Consiglio regionale. Questo sì, un evento importante, perché erano i 25 anni del Consiglio regionale, quindi abbiamo invitato tutti i presidenti delle giunte, dei consigli. Fu più volte in Abruzzo il presidente Ciampi, anche qui il ricordo è molto intenso, lui aveva un rapporto particolare con l'Abruzzo che tutti sanno per essere stato a scanno tutto l'inverno 43-44. Fu all'Estil G8, fu organizzato all'Aquila, e qui l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama visitò
L'Aquila insieme al presidente Berlusconi. Certo, uno dei ricordi più importanti, più emozionanti è stato quello della consegna della medaglia Prusium a Marco Pannella, un uomo che ha saputo interpretare le battaglie civili di questo nostro paese molto importanti che hanno permesso un avanzamento generazionale, ma anche un uomo che stava sempre dalla parte della giustizia. Se io potessi tornare giovane e tornare nell'agone politico, lo farei con entusiasmo. È la parte più bella, tra l'altro, della vita politica, il contatto con la gente e sapere che quello che stai facendo è in sintonia con il loro futuro, con le loro necessità. Abbiamo bisogno di incontrarci su quelli che sono i grossi problemi che sono alla nostra attenzione. Credo poi che una più vasta partecipazione, una più vasta capacità di incapirsi, di intendersi, giovi un po' all'economia generale. Presidente Pace, ecco, lei fra qualche momento qui a Palazzo dell'Emiciclo sarà eletto Presidente del Consiglio regionale. In effetti non ancora entro nel personaggio, se si potesse dire, però ritengo che la esperienza maturata in questi anni sia all'interno delle commissioni, ma in modo particolare all'interno della giunta regionale, mi fa rendere consapevole rispetto a questo grande ruolo a cui dovrò adempiere nell'interesse della comunità abruzzese. Io mi sento un presidente del Consiglio regionale che, a quale è stato affidato da parte dell'assemblea il compito di, così, di gestire questo periodo che non sappiamo se è breve o se è lungo. Come prima cosa chiederò e mi adopererò perché siano riformati sia lo statuto che il regolamento, perché dobbiamo dirlo senza peli sulla lingua che né lo statuto né il regolamento che abbiamo sono adatti oggi ai momenti che stiamo vivendo. Arrivò la telefonata di Nino Sospiri. Ora, Nino Sospiri era allora un deputato del Movimento Sociale Italiano e un avversario, mai un nemico perché l'ho sempre stimato e ho sempre considerato Nino Sospiri uno dei politici più animati da passione e onestà intellettuale. Lui mi chiamò, mi disse: Gianni, ti volevo comunicare che il centrodestra ti voterà presidente del Consiglio regionale. Io lì per lì rimasi abbastanza interdetto perché non avrei mai sospettato che fossi eletto presidente del Consiglio regionale praticamente all'unanimità. Io ho avuto in quei 5 anni la fortuna di collaborare sul piano istituzionale, avere a fianco, anche per alcune valutazioni, un presidente della giunta che fu rispettoso al massimo del ruolo del Consiglio e del Presidente del Consiglio. Mi riferisco a Antonio Falconio, che ringrazio di quell'attenzione e di quella sensibilità. Porto più nel cuore, in maniera orgogliosa, l'avere dato corpo a questo processo riformatore con l'approvazione del nuovo statuto regionale. Il secondo aspetto sicuramente fondamentale che ha caratterizzato la legislatura con la mia presidenza è quella della riduzione dei costi di gestione, dei costi della politica. Questo edificio che stiamo ricostruendo rappresenta soprattutto il luogo dove è stata fatta la storia della regione Abruzzo. Il
vissuto di tanti personaggi che si sono avvicendati nel governo di questa regione, come una sorta di camera della storia. La ricostruzione di questo edificio non è solo un fatto logistico, ma rappresenta e coniuga l'Aquila città ferita, capoluogo di regione, con una grande rinascita nella restituzione di questo edificio. Oggi non finisce una storia, ma inizia un nuovo percorso, importante per l'intera collettività abruzzese.